Bella a tutti ragazzi, c'è iFlex che vi parla ed oggi siamo qui per esplorare il mondo cinese, perché dall'ultimo aggiornamento della Mojang hanno aggiunto il mondo cinese. Con che cosa si può partire nel mondo cinese? Col grandissimo Buddha, che già è incazzato perché io lo sto riquadrando. Quindi fai bravo, perché perché mi guardi così incazzato che non ti ho fatto niente? Va bene, dai, non ti guardo più, bravo, fai bravo. Però, sinceramente, raga, io me lo ricordavo un pochino più grosso, Buddha. Che fai? Si è dimagrito nel corso degli anni. L'unico difetto di sto Buddha è sta barba, che secondo me è troppo schiacciata. Però, dai, sorriti, madonna. Sempre a fare il seguito. Ecco, ridi che la vita è bella. Madonna, mi sei incazzato di più ancora. Aspetta. Ok. Vedi Buddha che ora sei più bravo. Avanti. Che ancora. È sempre incazzato e basta. Me ne vado. Allora, esploriamo questo mondo cinese. Qui abbiamo un coso bello che lo sa fare pure il mio cane. Però bello, perché tipo mi piacciono di tutta la montagna attorno. Che tipo Buddha è là dentro. Bello, figo. Poi la cosa più figa sono queste montagne. No, ma queste montagne sono un qualcosa di... Sta cosa fa cagare. Però queste montagne sono un qualcosa di epico. C'è un sacco, ma un sacco, un sacco. Allora, qui abbiamo tipo una cosa che si sale. Bella, bella, stile cinese. Bello, bravo. Ah, sta cosa non l'avevo visto. Poi mi dite che cosa serve. Fighi sti cosi. Belli. Però tagliateli i capelli ogni tanto, perché mi sembrate che avete un po' troppi capelli. Tagliateli. Sta cosa pare un pupazzo di neve, ma va bene. Saliamo ora. Vabbè, qui abbiamo un classico villaggino cinese. Qui abbiamo sta cosa molto bella. Questo che cos'è? Bello, molto interessante, bravi. Ah, e poi ovviamente c'è questa cosa che vola, perché è normale che una casa cinese vola. Ah, comunque sinceramente non sapevo che le cose cinesi volavano. Perché le cose italiane non possono volare e le cose cinesi sì? Boh, vabbè. Vabbè, qui abbiamo un ponte del Kaiser. Cioè, bello, molto bravi. Sa fare anche mia nonna. Sta cosa non me ne ero accorto di sta cosa. Che cazzo è? No, ma ma fa schifo. Ma che è sta cosa? Ma è brutta. Che schifo. Ah, questa cosa è una gran figata. Vabbè, il drago, però questa cosa è bellissima. Tata, bellissima. Mi piace a me un sacco. Anche perché mi piace troppo l'abbinamento bianco e rosso. È fatta anche veramente molto molto bene. E questa è secondo me la struttura più... Cioè, a parer mio, secondo i miei gusti, è la struttura più bella di questo mondo. Lo so che abbiamo questi draghi, che voi mi direte che i draghi sono più belli, o le montagne, o Buddha, o anche questo cactus. Però a me piace di più questa. Beh, all'interno troviamo qui delle case. Sono semplici minchiate, neanche fatte all'interno. Ma che cazzo. Ciao. Ah, sei caduto. Allora, vabbè, all'interno di questa cosa non c'è nulla. Quindi usciamo. Così faccio vedere il drago. Bellissimo. C'è anche il Mason qui, tipo delle rovine. Vi faccio anche... Questo drago è il più bello dei tre, perché ce n'è tre. Tipo sono delle rovine. Che cazzo ne so che sono. Le hai distrutti tutte, li sei mangiati tutti. Ingordo ciccione. Allora, visto da qua non sembra tanto eccezionale, però visto da qua, ma è una figata incredibile. Molto molto bello. Poi qui abbiamo il panda che si mangia questi bambù, cioè questo bambù. Ciao,
Lo so che sei soddisfatto che hai mangiato, che ti tocchi la pancia, però ancora qui ne hai dell'altro, quindi puoi mangiarlo. Aspetta che ti do qualcosina da mangiare. Dov'è? Non trovo più il cibo, è del pesce fresco. Ecco qua. Buono. Mangia, mangia. Allora, dopo di questo, faccio vedere sto qua, sto ciliegio fatto in maniera fighissima. Beh, qui c'è tutto un giardinetto, cazzi e mazzi, però questo è bellissimo. Questo è bellissimo, è tipo il ciliegio di Kung Fu Panda, se non ricordo male. Comunque fatto veramente molto molto bene, invece un sacco. Beh, qui abbiamo i vulcani, o meglio le montagne, qui abbiamo l'altro drago. Secondo me si devono guardare così i draghi. No, ma così fa schifo. Così è bello. Ah, e qui abbiamo anche delle coltivazioni. Ah, ciao. Ma che sei brutto. Ma i cinesi non dovrebbero avere gli occhi a mandorla. Perché tu c'hai gli occhi a forma di quadrato? Io non la capisco però la tua lingua. Vabbè, oh, sto babbo mi parla il villaggese. Quanta mongoloide ritardato. Vabbè, noi continuiamo ad esplorare il mondo. Vabbè, qui c'è tutta la muraglia cinese, ovviamente. Qui abbiamo, vabbè, delle casette tipo nella montagna. Non sono nulla di che. Qui abbiamo un altro piccolo villaggino. Ah, vero, qui c'è una cosa molto molto faiga. Però non mi Rambo! ricordo. Ma io come devo fare con questi handicappati? Ma tutti i babbi io li conosco. Ma perché? Ah, eccola qua. C'è tipo questa stradina dove si sale. Ma dove però che sei lento a salire? Ecco, si sale. Poi c'è tipo questa cosa bellissima, fighissima. E qui c'è questo piccolo percorso che ti conduce a qua dentro dove c'è una scimmia. L'emblema cinese, penso. Che cazzo ne so, però c'entrano con i cinesi. Le scimmie. Ma perché mi invitate sempre parti? Allora, qui, ma sta cosa che cosa? Ah, è tipo un'uscita, me ne sono accorto. Se cose penso, ditemi voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Però secondo me, queste cose non sono fatte proprio naturalmente. Secondo me le hanno costruite loro, tutte queste cose così. Perché secondo me che si formano in questo modo è abbastanza sospetta la cosa. Allora, ah, qui c'è Buddha, ti sei un pochino ripreso? No, e sei incazzato di nuovo perché mi ha rivisto, quindi me ne vado subito. C'erano altre cose, però non li trovo in questo momento, saranno sicuramente da questo lato. Ah, qui abbiamo il terzo drago, molto simile al primo, però se ci fate caso non c'ha tipo queste cose qua in alto, anche questo molto bello. Vabbè, qui abbiamo una pagoda. Questa mi piace di più rispetto a quella che abbiamo visto all'inizio. E dopo, vabbè, qui a parte sta cosa che è una figata, ma va bene. Ah, i villaggi. Belli. Ciao. Ma tu, ma sai che sei più bella di quello che abbiamo visto prima? Bravo, complimenti. Però sei pure brutto tu. Io sono più bello. Ovviamente, le montagne che crescono sul ghiaccio sono molto realistiche. Complimenti. Il ghiaccio però è fatto bene. Ma che sono queste cose qua? Certo, perché so. Vabbè, oh, va. Sotto il ghiaccio cresce la terra. Bravo, va bene. Ah, qui c'è una faccia. Eppure lui incazzato. Sono tutto arrabbiato. Ah, qui avevamo questo qua che ve lo devo far vedere. Ma no, prima me l'ho dimenticato. Questo è. Questo qua. A me piace un sacco perché tipo si trova sopra una roccia nel mare. Tipo, lo sapete cosa mi dà l'idea? Che questa roccia era un vulcano. Perché in quella zona ci sono tanti vulcani. E tipo hanno deciso di costruirci sta cosa con questi pilastri. Se si è fatti di sopra. Ma no, bellissimo. Questo mi piace veramente, veramente tanto. Dentro è abbastanza incasinato, però è normale in una struttura cinese. Ma a me sinceramente tanto piace il casino. Qua dietro è poi brutto, però davanti è fatto bene. Quindi ragazzi, eccoci, ritornati dal nostro carissimo Buddha. È sempre incazzato con me, forse non gli piacciono i ragni, forse. Comunque,
Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa illustrazione di questo mondo vi sia piaciuta. Lasciate tantissimi like per Buddha così diventa felice, non mi guarda più in questa maniera così bella. Hashtag Dandi rompicoglioni, Dai Flex è tutto, bella.